Patrizia, tesoro, buon compleanno! Ma non ci posso credere! Mio principe preferito! Come stai? Che bello che sei qui! Oh, ma tu conosci la mia mamma? La mamma, certo, lascia a te. Ma che c'hai, pantofole? Sono gli acidi urici. Allora, principe, raccontami, come ti va la vita? Lasciamo perdere, guarda. Lo so, te vogliono pure pignorare al palazzo. E ne ho vista di peggio, troverò una soluzione. Ah, sì? E quale? Lavori, fa incazzo da mattina a sera. Dei terreni vicino a Rosal Palocco. Capirai, ti dà in faccia, mo ci costruiscono una discarica. Metterò all'asti quasi. Ma di che? Di Castro mi ha detto che so farsi. Senta, che fai i cazzi degli altri, sei campionessa del mondo. No, tesoro, ma lo sai, no? Io ho un negozio in centro, la gente passa, chiacchiera. Dai, che ce l'ho io un modo per risolvere tutti i tuoi problemi. Sposi con me. Ma che sta di a testa di cazzo? Sto scherzando. Tu scherzi, ma io invece per niente. E in fin dei conti io sono divorziata, tu sei ancora single. Ci sposiamo così io divento principessa e tu in cambio de becchia 50-50 tutto il mio patrimonio. Descrivimi il patrimonio. Sei negozio in centro, attica alla Camilluccia, casa Cortina, barca a Riva di Traiano, mini loft a Miami, più il cash che è inutile che te lo racconto perché la cifra è imbarazzante. Che dici, te basta? E avanza. Se sei d'accordo facciamo un mega matrimonio a Monte Carlo col catering d'Antonello Colonna. E magari vendiamo il servizio fotografico a Divedonna. Io da principessa vestita così faccio schiattare di rabbia tutto il canottieri Lazio. Allora che dici, principe? L'accetti sta proposta indecente? Patrizia, quello che mi hai descritto mi sembra un sogno. Miami, Cortina, crociere in barca. Uno scenario stupendo. Solo che non uno scenario ci sei te. Cioè? Eh sì, a Scialenda della Camilluccia. Mi dispiace, ma non si può fare. Ma con Cavallini, con due papi in famiglia, sposavamo ad andare a Via del Gambero. Tesoro, ma lo senti come stona? Ma principe, ma va a fa' culo di sta buciona che hai ciabatte.